Allora, Mini, quali ritiene siano stati i limiti della ricezione in Italia della produzione storiografica di Mosse? E quali ritiene possono essere gli aspetti della sua produzione ancora capaci di fornire risposte su temi delicati come quello, per esempio, del rapporto culturale fra minoranze e maggioranze nazionali? Dunque, innanzitutto buongiorno a tutti. Si tratta di due domande importanti e di non semplicissima risposta, in quanto innanzitutto delineare quelli che sono i contorni e gli eventuali limiti di una ricezione di Mosse in Italia e non soltanto in Italia, risulta essere un aspetto non semplicissimo. Talmente ampia l'influsso che Mosse ha esercitato nel corso soprattutto negli ultimi 30 anni delle ricerche storiografiche, su una varietà di temi molteplici, non soltanto di quelli attinenti al fascismo. Non è un caso che Mosse è stato definito lo storico del Cultural Turn, o ancora che Roger Griffin recentemente ha parlato di preveggenza dei suoi lavori storiografici. Detto ciò, possiamo parlare oggi di una ricezione lineare e generalizzata in parte, nel senso che a mio modo di vedere, ho la sensazione perlomeno che il suo lavoro sia rimasto eccessivamente confinato negli studi sul fascismo, cioè nelle vicende legate alla storia del fascismo. In realtà, invece, dalla lettura dei lavori di Mosse emerge la figura di uno storico completo, cioè di un intellettuale capace di intervenire in modo illuminante anche su tutta una serie di questioni più o meno legata all'attualità. Per fare un esempio recentissimo, Rubbettino ha ripubblicato un'intervista che Mosse tenne, una lunga intervista che Mosse tenne nel 79 sulla figura di Aldo Moro, e da quell'intervista emerge un'analisi lucida, attenta, non soltanto dell'Italia repubblicana, quanto anche di quella ricorrente crisi o endogena debolezza, se vogliamo, delle democrazie occidentali, che appaiono spesso, soprattutto nei periodi di crisi, non in grado di catturare pienamente le aspirazioni e i desideri delle masse. Quindi questo, indubbiamente, in primo luogo, è a mio parere un aspetto, c'è cioè una ricezione parziale. Più in dettaglio nel caso dell'Italia, ora Mosse è stato famosissimo in Italia soprattutto a partire dagli anni 80. La sua fortuna però risulta essere ancora oggi, a mio parere, ambivalente. Perché? Perché i suoi lavori, soprattutto i suoi lavori sulla nuova politica, sono stati spesso inseriti all'interno del filone di studi sul costruttivismo, sui processi di invenzione della tradizione. Cioè, Mosse è stato spesso avvicinato alle ricerche dello storico inglese Hobsbawm. Ora, si tratta di una lettura profondamente distante dalle interpretazioni di Mosse e dalla sua storiografia, che egli definisce come storia delle percezioni. Questo modo di leggere Mosse ha impedito, da un lato, di fare fino in fondo i conti con le piste aperte dai suoi lavori, e nello stesso tempo si tratta di una ricezione ambivalente legata da un lato alle difficoltà da parte di gran parte della storiografia italiana di digerire e recepire fino in fondo il Cultural Turn, e anche in questo caso un esempio può essere dato dalla lettura dell'autobiografia di Hobsbawm. Dall'altro, dalla stessa ambivalenza scaturisce, a mio avviso, dalla profonda difficoltà di accettare l'autorrappresentazione che il fascismo dava di se stesso. E anche in questo caso emblematico può essere il riferimento alla recentissima critica che Enzo Traverso ha portato ai lavori di Sternel, Gentile e Mosse,
i quali, a suo parere, incentrandosi esclusivamente sull'approccio culturalista, finiscono per ignorare il fattore violenza e per definire, come essenza del fascismo la sua facciata esteriore e propagandistica. Ora si tratta quindi, soprattutto le parole di Traverso, denotano cosa? Denotano un'ambivalenza della ricezione mossiana in Italia, ma anche il persistere più in generale in alcuni settori della storiografia italiana di alcune difficoltà di sciogliere fino in fondo il nodo della soggettività, del consenso e dell'animus rivoluzionario che caratterizzò il fascismo. Quanto al secondo aspetto, quello legato più direttamente all'attualità della lezione di Mosse, io non guarderei esclusivamente al rapporto culturale tra minoranze e maggioranze nazionali, ma mi soffermerei maggiormente su qualcosa di più grande che contiene anche tale problematica. Perché? Perché innanzitutto il mondo descritto da Mosse è ancora il mondo in cui noi oggi viviamo. Cioè quella politica di massa fatta di miti, simboli, di rituali, di stereotipi è ancora la politica attuale. Le masse hanno ancora bisogno di rituali per partecipare all'attività politica. Un caso, un esempio può essere ad esempio i rituali delle elezioni presidenziali americane. Quindi le masse per sentirsi partecipi necessitano ancora oggi di una comunità capace di offrire loro delle radici, un senso di identità, delle speranze, dei sogni, delle ambizioni, la promessa di un imminente e facilmente raggiungibile futuro migliore. Durante i periodi di crisi tale desiderio venne fuori in maniera crescente. E negli ultimi 30 anni noi abbiamo assistito a che cosa? Abbiamo assistito a un diffuso e generalizzato processo di personalizzazione della politica attorno a leader carismatici capaci di rappresentare le aspirazioni della popolazione. Adesso si è affiancato un parallelo processo di spettacolarizzazione della politica che in alcuni casi ha portato anche ad una sua banalizzazione e semplificazione. Di conseguenza oggi le scelte politiche appaiono sempre meno come il frutto di un'attenta analisi della realtà o del razionale confronto parlamentare, quanto piuttosto il frutto degli istinti e delle paure dei cittadini, del loro irrazionalismo sul quale la politica molto spesso soffia. Ecco dunque dove a mio parere la lezione di Mossi appare oggi fondamentale. Egli cioè ha analizzato, ha chiarito i meccanismi di funzionamento della politica di massa. Il ruolo centrale che l'estetica occupa nella politica, un'estetica come ha mostrato l'antropologo americano David Harvey, nell'odierna società postmoderna prevale sull'etica come principale delle preoccupazioni sociali, come elemento principale delle preoccupazioni sociali. Cioè l'immagine prevale sui contenuti reali. Anche qui pensiamo a quanto sia centrale la forza dell'irrazionalismo nella politica attuale, quanto sia presente la costruzione del tipo ideale di cittadino e del suo controtipo negativo nella mobilitazione del consenso degli elettori. Ricordiamo ancora tutti Bush e la sua guerra al terrore, durante la quale ha fatto ampio uso del razionalismo, del simbolismo politico e apocalittico tipico della religione nazionalista. Ma anche in questi giorni, se guardiamo alla modalità comunicativa di Donald Trump negli Stati Uniti o anche in Italia, a Salvini, ad esempio, i quali entrambi soffiano sul vento dell'intolleranza irrazionale, cercano cioè di dar forma ad un nemico invisibile, sia esso l'immigrato o le istituzioni europee, nel tentativo di convogliare a sé il consenso della popolazione. Quindi, in sostanza, politica di massa, irrazionalismo, miti politici, bisogno di sentirsi parte integrante di una comunità omogenea, ricerca di un nemico responsabile di ogni frustrazione personale, sono tutti ingredienti ampiamente presenti nella società odierna e che Mosse ha studiato. Quindi, pertanto, e concludo,
i temi delle sue ricerche e le sue analisi ci evitano di credere nei miti irrazionali. Mosse ha spiegato nei suoi lavori il percorso che ha portato l'Europa, che dall'illuminismo aveva sperato nella libertà e nella dignità degli individui, ad assassinare tali principi nel Novecento dei totalitarismi, delle guerre totali, della Shoah e della discriminazione. Mosse, quindi, in due parole, rappresenta un potente vaccino contro un'epidemia di intolleranza e di irrazionalismo, contro la spersonalizzazione, la disumanizzazione dell'essere umano, che cresce peraltro nei periodi di crisi come l'attuale, proprio perché smaschera e mette a nudo quello che è il lato, oscuro del genere umano. Lorenzo Benadurri, una virile rispettabilità borghese, sembra essere il tema centrale della produzione storiografica di Mosse. Lei ritiene che lo storico americano abbia scandagliato a fondo il rapporto tra dimensione pubblica e privata della sessualità? E se, nel caso per esempio ebraico, abbia abbozzato qualche chiave interpretativa capace di analizzare il caso israeliano? A mio avviso, il tema della virilità, della mascolinità, è uno dei temi centrali della produzione di George Mosse. E sia perché l'ha sempre intrecciata in tutti i suoi studi, anche se sul razzismo, ma sulla Prima Guerra Mondiale, quindi è un po' un filo rosso che segue tutta la sua produzione storiografica, e sia perché la utilizza come una chiave per capire le dinamiche della società borghese e della rispettabilità borghese. Da questo punto di vista, Mosse è stato senza dubbio molto innovativo perché ha affrontato con un approccio culturalista il tema della mascolinità e soprattutto in riferimento ai regimi totalitari, al fascismo e al nazismo. E per lui è importante perché la mascolinità e la rispettabilità borghese ci fanno capire come la dimensione pubblica, la dimensione della politica, condizioni e entri in maniera molto prepotente anche nella sfera privata e quindi come la politica sia in grado di plasmare o di incidere sulla vita privata delle persone, in particolar modo anche sulla loro dimensione sessuale, sui loro ruoli di genere e identità di genere. La tesi di Mosse è quella che quindi c'è un tentativo della società e del nazionalismo, delle ideologie nazionaliste, di conformare l'individuo a un modello di mascolinità e anche di femminilità. E a mio avviso, diciamo, la sua riflessione è anche condizionata dal periodo storico in cui lui ha scritto e dalla sua condizione di omosessuale che per molti anni ha dovuto celare la sua identità e il suo orientamento sessuale. E quindi forse accentua in maniera eccessiva anche questa contrapposizione tra tipo e controtipo, cioè tra un modello a suo avviso egemonico, un modello di riferimento e uno stereotipo invece negativo che lui chiama controtipo. E, mentre invece negli studi più recenti ci si è accorti come molte volte queste identità siano più sfumate o comunque ci sia una maggior negoziazione nei rapporti anche tra mascolinità egemoni e mascolinità subalterne o tipo e controtipo. Però senza dubbio Mosse ha utilizzato questa contrapposizione per delineare anche delle forme di esclusione e inclusione che agiscono nella società conformista. E qui forse mi posso legare al tema dell'ebraismo, perché Mosse da una parte considera proprio il controtipo negativo dell'ebreo strettamente legato, che si sviluppa nell'Ottocento e poi in maniera più virulenta nella prima metà del Novecento, Mosse lo considera proprio l'emblema di questa rispettabilità borghese che tende a escludere chi è diverso dal modello ideale. E gli ebrei rappresentano proprio la negatività anche dal punto di vista della mascolinità e della sessualità, perché nella rappresentazione stereotipata sono deboli e spesso rappresentati anche con caratteristiche simili agli omosessuali, non virili, senza un accentuato senso dell'onore, incapaci di difendere i propri interessi,
con un corpo molto magro, molto deboli e soprattutto anche spesso raffigurati come persone vecchie e attente solo alla dimensione economica della vita e non invece al vigore e all'ardimento che è tipica della rappresentazione ideale delle società che si basano sul nazionalismo della forza. E quindi questo ovviamente ha accentuato la visione negativa degli ebrei è diventato un elemento caratterizzante del razzismo e dell'antisemitismo 8-900. Però poi sempre Mosè ci fa capire quanto questo stereotipo sia in grado anche di condizionare gli ebrei stessi, e quindi come ci sia una sorta di interiorizzazione della norma da parte di chi la subisce. Perché, e queste sono anche delle considerazioni molto interessanti, Mosè fa vedere come il sionismo si sia nutrito poi dello stesso stereotipo dell'uomo forte e virile e l'abbia cercato di introiettare e di rielaborare in una chiave quindi ebraica. Non a caso, soprattutto lui fa riferimento a Max Nordau e all'idea dell'ebreo nuovo, che ricalca quasi interamente il modello delle società invece occidentali e questo modello di mascolinità forte e virile, tanto che si inizia a polemizzare con gli ebrei che si dedicano esclusivamente al commercio, che vivono in città, e c'è questo richiamo a un ebreo in grado di invece di tornare alla terra, a una dimensione più eroica dell'esistenza, e quindi anche un'accentuazione dei tratti aggressivi, militaristi della mascolinità, e anche per esempio uno dei principali esponenti del sionismo, che è Herzl, era famoso per i suoi duelli con cui cercava di difendere la propria onorabilità. Proprio per dare l'idea invece di una immagine dell'ebreo totalmente opposta rispetto a quella che veniva negativa con cui veniva caratterizzato dall'esterno. E quindi una forte interiorizzazione e tentativo di assimilazione che secondo Mosse è anche poi l'aspetto più critico e più problematico della rispettabilità, proprio perché oltre alla più visibile repressione crea poi questo tentativo di omologazione che ha delle ripercussioni molto forti su chiunque si sente in qualche modo diverso e non viene incluso. Lui, posso leggere, dice chiaramente per gli ebrei come per gli omosessuali la capacità di presentarsi e comportarsi da vero uomo equivaleva al biglietto d'ingresso nella società e io potrei aggiungere nella società rispettabile. Quindi c'è un biglietto d'ingresso da pagare che è il cui costo però è in qualche modo la rinuncia alla propria identità e il conformismo rispetto alla mentalità comune. Simone di Sollam, le categorie di outsider e insider utilizzate da Mosse per studiare ora i carnefici, ora le vittime dell'esperienza totalitaria novecentesca, possono applicarsi in maniera feconda anche allo studio dell'identità ebraica successiva alla nascita dello Stato di Israele? Il ruolo dell'intellettuale ebreo diasporico è mutato oppure no? Ma secondo me le categorie di Mosse e l'opera di Mosse è di grande stimolo anche oggi per pensare la contemporaneità e per pensare quindi la condizione ebraica dopo la Shoah e dopo lo Stato di Israele. Naturalmente, mutatis mutandis. D'altra parte, Mosse stesso sottolineava come gran parte della sua opera sia legata a una domanda che ruota attorno alla Shoah stessa: come sia potuto avvenire, perché, perché in Germania, perché in Europa. E quindi la sensibilità di Mosse è profondamente shaped, diremo con parole inglese, profondamente diciamo, segnata, formata da quell'esperienza, dalla sua esperienza di insider e outsider, dalla sua esperienza di ebreo tedesco assimilato, di una importante famiglia di editori ebrei tedeschi, e la sua esperienza di outsider, ebreo in Germania, omosessuale in Germania e poi in Inghilterra e negli Stati Uniti negli anni 60
prima che i gay movements, i movements per i gay rights rendano l'omosessualità un fatto accettabile e riconosciuto. Quindi c'è una forte componente ego storica in questo che nasce dall'esperienza del dopoguerra, oltre che dall'esperienza delle persecuzioni. L'intellettuale ebreo di Weimar, che è il modello per pensare all'insider e l'outsider secondo lo schema di Peter Gay, di Insider as Outsider, ricordiamo l'opera dei primi anni 60 di Peter Gay, il grande storico della Germania e dell'esperienza borghese in Europa, che ispira a Mosse, quella categoria vale anche per pensare l'ebreo e l'intellettuale ebreo nell'Europa contemporanea? In parte credo di sì. Anche se in anni recenti Enzo Traverso, nel suo libro La fine della modernità ebraica, ha sostenuto che il nuovo outsider, il nuovo paria della società europea e mondiale è in realtà il palestinese o comunque l'extraeuropeo, il subalterno, potremmo dire, citando i subaltern studies inglesi. Credo che noi, in effetti, per ripensare la condizione dell'intellettuale ebreo diasporico, dovremmo utilizzare sia le categorie di Mosse, ma anche ripensarle alla luce di Said, che ha scritto un libro importante sugli intellettuali, Dire la verità, le sue lezioni e le sue conversazioni alla BBC, ma allo stesso tempo dobbiamo riflettere sul fatto che il modello che Edward Said, il grande letterato comparatista della Columbia di origine palestinese, a sua volta il suo modello è un modello che è in parte ebraico. Lui pensa ai grandi intellettuali ebrei tedeschi, ad esempio alla scuola di Francoforte o altri grandi personaggi che hanno ispirato, la sua opera e la sua esperienza di intellettuale. Allo stesso tempo, ovviamente, Said, come Mosse, porta l'esperienza di ebreo tedesco assimilato e di omosessuale, Said porta la sua esperienza di intellettuale palestinese nell'Accademia americana, tra l'altro appartenente a una minoranza all'interno dei palestinesi perché era cristiano maronita o comunque cristiano e non musulmano. E quindi credo sia interessante che riflettere su categorie che questi grandi intellettuali ci hanno lasciato e anche sulle componenti ego storiche del loro lavoro. Certamente le categorie di outsider e di insider, possono servirci, del resto derivano dalla grande sociologia, tedesca, e pensiamo alla figura dei paria come la tratta Max Weber, come la tratta Hannah Arendt. Vengono quindi da una riflessione che è profondamente incardinata nel Novecento, sia pre-Shoah che post-Shoah. E io credo che anche un personaggio per pensare alla società israeliana come Zev Sternel sia un perfetto outsider e insider, è un intellettuale francese, per così dire, un ebreo polacco immigrato in Palestina e poi nello Stato di Israele, e allo stesso tempo un outsider di una parte della società israeliana in quanto critico delle politiche militariste e espansioniste dello Stato di Israele, oggetto di attentati, e allo stesso tempo un raffinato intellettuale profondamente immerso nel mondo dell'università ebraica di Gerusalemme, come molti ebrei tedeschi, stile Gershom Scholem, diciamo. Gershom Scholem stesso nell'Israele degli anni 60-70 era un insider o era un outsider o era tutte e due, era ai vertici dell'Accademia israeliana e allo stesso tempo, in quanto intellettuale ebreo tedesco, forse non era un sabre come Israele l'avrebbe voluto. Insomma, le domande che queste categorie suscitano sono, credo, ancora tante e comunque tutte fertili di riflessioni e di approfondimenti, e quindi credo che noi ancora oggi possiamo tributare il nostro omaggio alla riflessione storiografica di George Mosse e alle stimoli e alle categorie e alle riflessioni che ci derivano dalla grande opera dello storico tedesco. Alessio Ponzio, ritiene che lavori di Mosse sull'immagine dell'uomo a partire dall'illuminismo dimostrino un nesso necessario fra l'estetica occidentale e i movimenti totalitari novecenteschi? Quali potrebbero essere, a suo giudizio, i filoni storiografici di studio più fecondi in tale direzione? Allora, io ovviamente ho iniziato a conoscere Mosse sin dall'università, e in particolar modo uno dei libri che ha preso maggiormente la mia attenzione è stato L'immagine dell'uomo. E da lì ho deciso poi di occuparmi di mascolinità, di occuparmi comunque del periodo fascista e del nazismo. Devo dire che sicuramente il discorso di Mosse sull'immagine dell'uomo a partire da Winckelmann e l'idea del kalos kagathos,
di cui parla appunto Mosse nel libro, è sicuramente un'immagine che ha preso la mia attenzione da subito. E comunque nelle mie ricerche, sin appunto dalla ricerca di tesi, che era sui modelli maschili fascisti e cattolici in Italia, ha avuto sicuramente un peso essenziale, proprio perché comunque analizzando le diverse riviste fasciste e cattoliche all'epoca notavo come questo elemento dell'aspetto della bellezza esteriore e della bellezza interiore erano in qualche modo sempre presentate dalle diverse riviste, proprio perché c'era questa idea che la perfezione estetica in un qualche modo andasse poi a riflettere la perfezione appunto ideologica, la perfezione spirituale dei ragazzi cattolici e dei membri delle organizzazioni giovanili fasciste. Quindi è sempre stato un elemento veramente molto molto importante. Devo dire che pensare a una adesso a una connessione diretta tra l'estetica illuminista, o comunque l'estetica di cui parla Mosse, facendo riferimento per esempio al Winckelmann, e l'estetica fascista, l'estetica nazista, devo dire che per me la connessione più importante è sicuramente tra la Grande Guerra e questi movimenti, proprio perché comunque analizzando le riviste, per esempio, dei giovani fascisti, ho sempre notato come l'elemento di riferimento maggiore era proprio la Grande Guerra, come queste riviste presentavano sempre il combattente, il fante, come l'esempio massimo a livello estetico. Sicuramente poi ci sono gli elementi del mens sana in corpore sano, che secondo me possono ricamarsi in qualche modo all'idea del kathos kakatos di cui parla appunto anche Mosse all'interno del libro. E sicuramente questa immagine del kathos kakatos, che poi diventa l'immagine appunto del mens sana in corpore sano, che poi diventa appunto l'immagine dell'acquaponte di Winckelmann, è qualcosa che rimane lì, proprio perché comunque c'è una sorta di quasi di essenzializzazione dell'ideale maschile. Però nel contempo io vedo questa continuità, ma vedo anche appunto una forte prevalenza dell'elemento fante, cioè secondo me quindi il fante della Grande Guerra diventa a livello estetico probabilmente sia per il fascismo e anche penso per il nazismo in parte, perché comunque sono due storie totalmente diverse ovviamente, però il fante ho sempre notato come è stata una presenza costante nelle varie riviste, nelle riviste giovanili. Poi ovviamente fascismo e nazismo sono due sistemi, come sappiamo, diversi a livello anche di estetica, a livello di ideale maschile. Io in un certo qual modo appunto faccio riferimento all'idea di Mosse di un ideale nazista che guardava all'ariano e quindi guardava al passato, e un ideale invece appunto fascista italiano che si proiettava maggiormente verso il futuro, come una sorta di creazione di un uomo che non esisteva nel passato ma che si stava cercando di creare in qualche modo e di produrre. Devo dire che sicuramente qualcosa che ha sempre colto la mia attenzione mentre mi occupavo delle riviste giovanili fasciste e delle riviste giovanili cattoliche era il fatto che nelle riviste giovanili fasciste e nelle riviste giovanili cattoliche c'era sempre questo discorso di purezza spirituale e di purezza sessuale. Quindi molto spesso penso che, pensando per esempio al fascismo, abbiamo la tendenza a fare riferimento, non so, alle case di tolleranza o comunque a un determinato tipo di sessualità. Ma questo tipo di sessualità, per esempio, non l'ho vista sulle riviste. Quindi c'era sempre una tendenza a sottolineare l'importanza della rispettabilità borghese in qualche modo. C'era sempre questa tendenza a garantire che i ragazzi si contenessero in un qualche modo. Quindi questo elemento di contenimento e di rispettabilità io l'ho trovato sempre anche all'interno del periodo delle riviste fasciste, quindi secondo me è un aspetto da tenere in considerazione. Ovviamente una cosa era ciò che veniva rappresentato sulle riviste, probabilmente una cosa era il modo in cui questi giovani vivevano poi la loro vita effettivamente. Però nella rappresentazione culturale fascista io ho sempre trovato appunto questo aspetto di rilevanza, importanza e la rispettabilità
della capacità di un ragazzo a contenersi, quindi a contenere le proprie emozioni, a contenere la propria sessualità. E quindi ritrovavo e ho ritrovato sempre, per esempio nelle mie ricerche sul regime fascista, un'idea che appunto viene sempre sottolineata da Mosse anche all'interno delle sue opere. E quindi questo elemento di imperturbabilità, in qualche modo, di cui parla appunto Mosse all'interno della sua opera, l'ho trovata nel periodo fascista anche in Italia e secondo me caratterizza in parte anche con il nazismo. Però io ho dei dubbi a connettere direttamente un determinato tipo di ideale estetico con appunto un ideale estetico che è comunque un ideale estetico del XX secolo. Penso che ci siano molte cose in mezzo tra un certo tipo di ideale sviluppato nell'illuminismo e un certo tipo di ideale che poi si è presentato nel corso del XX secolo e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi, secondo me, il momento di rottura, un momento essenziale, perlomeno nel fascismo italiano, è appunto la Grande Guerra. Perché comunque io vedo sempre che i riferimenti che vengono fatti dai fascisti sono ovviamente dei riferimenti che riguardano quel periodo. Probabilmente comunque c'è stata anche una forte influenza su quel tipo di ideale che viene dal periodo precedente. Però a livello poi di riscontro, io ho visto sempre appunto il Dante come l'esempio massimo di uomo in qualche modo. Poi devo dire che personalmente appunto credo che sia molto importante iniziare a muoversi verso una storia più sociale, perché comunque mi rendo conto appunto dell'importanza della rappresentazione, mi rendo conto dell'importanza dell'aspetto culturale e il mio lavoro per esempio è un lavoro appunto in Shaping the New Man. Ho dato molta attenzione all'aspetto culturale, quindi alla rappresentazione, a come questi ragazzi venivano formati, a come questi ragazzi venivano educati. Però, per esempio, una delle critiche che mi è stata mossa maggiormente recentemente è stata proprio quella di essermi focalizzato molto sull'aspetto esterno, quindi aver sempre cercato di guardare al modo in cui le organizzazioni fasciste, le organizzazioni naziste cercavano di formare questi ragazzi, però non riuscendo mai a capire effettivamente quale poi fosse l'effetto prodotto da queste organizzazioni su questi ragazzi. Quindi sicuramente la sfera culturale secondo me è importantissima perché comunque dà un'idea di ciò che questi regimi stavano cercando di fare. Quello che dico sempre quando parlo della mia opera, del mio lavoro, è la mia volontà di spiegare in che modo questi regimi stavano presentando un progetto, stavano presentando un progetto educativo, stavano presentando un progetto pedagogico, stavano presentando un progetto appunto per la costruzione di un certo tipo di uomo. Poi se questo progetto è stato realizzato o meno, io ho sempre spiegato che è qualcosa che fa parte di un altro tipo di storia, un altro tipo di storiografia, che si occupa più dell'aspetto sociale, più che dell'aspetto culturale. Sono appunto due storie in qualche modo diverse, ma secondo me entrambe sono molto importanti.